Nel fosso cadiamo da soli, ma non si può uscire da soli. Quando abbiamo bisogno di aiuto, dobbiamo chiedere aiuto e accettare aiuto. Ci sono tanti modi per liberarsi dalle varie dipendenze, da stupefacenti, dipendenze di altro tipo, dipendenze direi spirituali. Ci sono comunità terapeutiche, ci sono comunità di accoglienza, ci sono strutture pubbliche, ma c'è una terapia che tutti possiamo fare e che ci aiutano, e che è appunto questa corda, questa fune che ci viene calata mentre noi siamo nel fosso del male in cui siamo sprofondati, e grazie a questa scala, a questa fune, noi possiamo uscire. Sapete come si chiama questa terapia? La cristoterapia, cioè la medicina di Gesù. Cioè la riscoperta di Gesù. E quali sono le medicine di questa terapia? Il silenzio, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, la confessione frequente e l'Eucaristia. L'Eucaristia perché io mi cibo di Gesù e Gesù dentro di me mi cambia, mi dà forza, mi dà vita. La cristoterapia mi aiuta a riscoprire la bellezza della cosa bella, della cosa, della vita vera. Facevo sempre una riflessione, pensando ai ragazzi che io ho incontrato, e ragazzi che condividevano il fosso della droga. Bene, fin quando si drogavano, stavano sempre insieme, sembravano volersi bene, ma ciò che li teneva uniti non era l'amicizia, l'affetto, il bene, ma era la droga, la sostanza. Quando uno dei due decideva appunto di lasciarsi aiutare, di uscire fuori dal fosso, bene, i due si separavano, perché altro è l'amicizia vera, bella, disinteressata, quella che nasce dal cuore, quella che nasce da un cuore abitato da Cristo, e altro è l'interesse per una sostanza o per delle sostanze o per delle cose che facciamo assieme. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!